Jekyll e Hyde, uno strano caso. Allora, è un'indagine dentro l'anima umana. Tratto naturalmente dal libro di Stevenson, uno strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Ed è un'indagine sulle ombre che ci sono nell'uomo. La parte musicale vuole cercare di ricreare la Londra dell'Ottocento. Noi abbiamo scelto di tenere la Londra dell'Ottocento come riferimento, come ambientazione, perché è un posto molto, molto violento, ma in contrapposizione a questo molto violento, molto inquinato, dove c'è una malavita, c'è Jack lo Squartatore. Era Jack lo Squartatore. Forse dobbiamo chiamare la polizia. Tanto non servirebbe a niente. Ti prego, non lasciarmi sola. Ma contemporaneamente c'è anche un'idea di rivoluzione scientifica che sta arrivando. C'è stato Darwin, c'è il pensiero che l'uomo può controllare, può dominare la sua vita, la natura. È un luogo dove di nuova moralizzazione. È un luogo dove ci sono delle grandi luci e delle grandi ombre. Hai sentito? Questa era la seconda volta che lavoravamo su un romanzo di Stevenson. 4 anni fa è stata l'Isola del Tesoro. E la struttura dell'Isola del Tesoro rispetto a Jekyll e Hyde è molto diversa. L'Isola del Tesoro è un romanzo di formazione in cui il protagonista Jim passa attraverso varie avventure per arrivare alla nuova consapevolezza di sé e del mondo. E la struttura è appunto quella del romanzo di formazione. Mentre invece Jekyll e Hyde ha una struttura più simile a quella del giallo. E quindi anche nella fase di scrittura abbiamo dovuto ragionare molto e cercare di capire quale fosse il modo migliore per rendere questa struttura, questa indagine che i personaggi compiono sulla vita del loro amico Harry Jekyll, come renderla in modo più efficace, perché ovviamente come renderla in teatro, perché il teatro ha degli strumenti in più rispetto al romanzo, ma anche delle cose in meno. Quindi ci siamo interrogati molto, sia io con Marco e Angela, sia dopo nella fase finale insieme agli attori, su come trasformare certe dinamiche che nel romanzo funzionano bene per farle funzionare bene anche nel nostro spettacolo. Quindi abbiamo lavorato prima io scrivendo a casa una prima bozza del riadattamento del romanzo, e poi dopo da quella bozza abbiamo lavorato tantissimo con Marco e Angela, confrontando la struttura del romanzo con nuove strutture possibili per il testo, poi dopo nella fase finale anche con gli attori, e quindi perché gli attori sono stati fondamentali non solo per il loro personaggio, cioè non solo perché ognuno ha posto problematiche e fatto proposte su come poteva essere la complessità del suo personaggio, ma anche ragionando insieme su tutta la struttura del testo. Quindi posso dire che si tratta di un lavoro assolutamente collettivo in cui ognuno ha aiutato a capire quale fosse il modo migliore per dare forma a una materia non semplice e anche forse più complessa ancora dell'Isola del Tesoro. Cioè gli lasci il problema, no? A livello profetico ci serve che tu lo lasci in piedi col problema. Sull'identità dell'essere umano in quanto essere capace di scegliere, no? Tipo, l'uomo può fare delle scelte. Stevenson va oltre con Jekyll e Hyde, nel senso che mantiene il plot di un romanzo d'avventura, perché di fatto anche Jekyll e Hyde è un romanzo di avventura, ma non è un romanzo di avventura in cui il protagonista si sposta nel mondo per conoscere se stesso, ma anzi resta aggrovigliato tra i vicoli di Londra, sempre più rinchiuso in un unico luogo che è la sua casa, poi il suo teatro anatomico, poi il suo laboratorio, poi non può più nemmeno uscire di lì, per compiere questa avventura alla ricerca di sé, rinchiuso dentro di sé. Jekyll lo fa vivere, lo fa nascere, ed è lei non vuole morire, perché reclama per tutto il tempo dello spettacolo
il suo diritto alla vita. E quindi questo ci interroga sul fatto che è vero che dentro di noi esistono delle azioni malvagie, ma queste hanno o non hanno diritto di vivere? Forse per il secolo in cui vive, forse è proprio per questo motivo che Stevenson scrive proprio in quel preciso momento, nell'età vittoriana, nell'età del grandissimo rigore formale. Proprio in questo momento Henry Jekyll vive, quindi vive un grande dissidio tra quello che è la sua, il suo dovere apparire in un certo modo e il suo essere in un altro modo. Di fatto il romanzo non ci lascia molta speranza alla felicità di Jekyll, ma la domanda su di noi oggi è: oggi che non esistono invece queste così enormi costrizioni, queste enormi costrizioni che la società ci impone, abbiamo la possibilità di essere più liberi nel rapporto con noi stessi e quindi di essere felici? Sono nato in una famiglia facoltosa e ho sempre desiderato avere la stima degli uomini virtuosi, degli uomini saggi, e per questo, essendo anche dotato di una certa operosità, si spiegava davanti a me un futuro pieno di luce. E per questo i miei esperimenti hanno cominciato ad avere al loro centro la felicità dell'uomo. L'uomo, al suo interno, forse non è uno, ma più di uno.